Ciao ragazzi, qui abbiamo una nuova bici elettrica di Urvan, si chiama la Platz Hirsch. È una bici elettrica ambiente urban ma anche gravel. Questo è un modello specifico mandato a me. Vieni montato con portapacchi, anche parafanghi. So, questa è una bici elettrica molto interessante. Prima c'è un design abbastanza innovativo, come disegno, come forma di telaio. La prima domanda è, ma perché è così? E questo perché il concetto dietro questa bici elettrica è che è una bici elettrica stampata 3D. Poi sono stato saldato con i tubi di ferro. So, questa è una bici elettrica con un telaio in ferro. Adesso guardiamo il concetto di produzione di queste bici elettriche, anche sentiamo un po' di Urvan per questo innovativo concetto che hanno portato in produzione. It's the technology, you know, it's the specifications and technology that's important in this bike, really very important, in my opinion. Yeah, definitely. So you have to tell the whole story about the bike to get know what is behind, because if you see it, you say, oh yeah, that looks nice. Interestingly, this bike, when I first got it to look at it, and I'm having a look at the specifications here mainly, it looks like a completely one-piece product. And I looked inside, you could see the 3D printing inside the seat post where it goes into the seat tube. Are you printing the whole frame, or just are you printing a small part of the frame? So we print the parts, the combining parts of the frame, which is the button bracket, the both dropouts on both sides, the bending itself, and the point where you get the circles in, and the front part. So the tubes are normal tubes. They were put together, combining element, and here comes in the tube. Then you've got like the point where the welding goes, kind of smooth weld on that, and someone has to like erase that. The quite handmade process also, which is also the difficulty between normal frames and our frame. Hand finish shaping process. Combining elements are printed by 3D printing, metallic 3D printing, by chrome molybdenum steel. So the material is pretty normal. So it's a proof material, and we just use the 3D printing. Like a big machine, yeah, really big, not like a small table printer that you see in the televisions. It's a really big machine, also quite expensive, from 500,000 to 2 million euro. So the company who does that with us, so we have got like every engineering, prototyping and so on, but those printings, we don't have that. So companies we work with have those big printers, and they print the whole day, that you have a small layer with a micro area with one layer, and then comes the laser from above, and it melts the powder that comes in, and yeah, then the next level of powder, and again the laser, and level of powder, the laser, and finally you've got very very thin layers, and you print it from the ground to the bottom, and then you've got your part. You get rid of the powder. You can reuse that, which is pretty good. So you only use really the powder that you need, and the other one will be refurbished. And so it's also a very resource efficient process, like a structure that you've got at the end. So it comes up like this way from here. So it's also, once again, a quite hand-intensive process. Those parts go to the frame builder, and the frame builder does the combining process and the surface finishing process, and then it goes to the coating process with a 3-layer of colors on that. You cannot print it as a whole piece, because it wouldn't be efficient, because you've got a lot of room that you don't use. And you print a whole frame, which is you cannot pay that. So we came to a
more profitable way of printing it, and a more profitable way, but still it's much more expensive than a normal frame. But as you already have said it, you can do those shapes and those clean elements, organic forms, and also the cable routing is easy to handle with that. And also you can make it bigger and smaller, some parts how you need it. We've got like very fast in our development process, because think of like making a frame, you've got very cost intensive molds, and you are not and you need flexible. A mold for each side. Yeah. And so for example, a carbon mold is about, I think it's about €100,000, and then you need, say you got four sizes, you need to spend $400,000 on molds. Yeah. If you've got to make a lot, you need a lot of molds, so exactly. And we are at a stadium where we can do very fast adaptations also to the frame, to special elements. And if you see at our Stadtfox frame at the beginning to now our Platzhirsch or new Stadtfox frame, you see difference also in the cable routing. It's not that easy as it sounds, the 3D printing, as you have already seen it. It has to be done with great precision. And you also need a kind of years in experience to know how thin has to be which part. So like you don't want it too heavy, so you can make it very strong and heavy, but then you first you have a very weighty frame. So our frame weighs like 2.8 kilograms for the e-bike, which is pretty good for a steel frame, very good for an e-bike steel frame. Also, you want to have like those flexibility in it. You want to have those bending, and I don't know whether you have felt it, but for many testers, also reviewers we had, they say, yeah, compared to a carbon frame or an aluminium frame, it's very comfortable. Yeah. You see that, or you feel that. Poi non dimentichiamo che questo ha vinto tanti design award, con creazioni di tante ore di ricerca e sviluppo in il settore e-bike. La prima cosa da notare, questa versione qui che è venuto montato per me, ha una cinghia di carbon, questa è la Gates Drive con monocorona. Allo stesso momento abbiamo un motore elettrico di Mahle montato in il ruote posteriore con una batteria di 250 watt montato in il tubo obliquo. In più di questo abbiamo un comando per il sistema elettrico sulla destra, dove ce l'hai tre pulsanti, uno per accendere la bici e due per cambiare mode. Anche interessantemente questo comando ha una sensazione di vibrazione ogni volta che cambia mode, si chiama Taptic Feedback, proprio un disegno moderno. Abbiamo anche un sistema tracciare GPS integrato in la bici elettrica e nascosto in un modo molto intelligente, che viene con il luce light skin integrato in il manubrio, anche in il reggisella posteriore. Sono sempre accesi. I freni sono di Shimano, sono dischi con 160 mm di dischio anteriore e posteriore. Non ho mai visto un telaio con rifinitura di questa qualità. Non vedi anche la saldatura, è proprio una rifinitura incredibile. Le ruote sono 28 pollici, che anche sono nominato 35 622, ma questa è una cosa particolare. I portapacchi sono sue, sono integrati bene nel sistema, anche vieni a completare un look molto completo e integrato. Il peso di queste bici è 15 kg. Ok, il prezzo di queste bici dipende su come si ordina. Il prezzo, come vedi montato qui, compreso GPS, i portapacchi, i parafanghi, tutto insieme, vieni a 5.129 euro. È una bici molto personalizzabile, so anche i prezzi partono da 4.500. È paragonabile con il fascia alta delle marche Urban che si trovano già su
mercato. Una cosa molto importante, tutto di queste bici è stato prodotto in Europa. Il motore dà una spunta abbastanza liscia, con questo sistema di motore in il Mozze sono praticamente più silenzioso e più scorrevole. Ovviamente questo porta il rider fino a 25 km all'ora, oltre 25 km all'ora devi pedalare voi. È molto facile in città, specialmente quando stai facendo le giri intorno agli ostacoli e queste cose lì, perché non devi mai pensare di quale cambio devi fare, eccetera. Come setup città che sono abbastanza piatti, dove questo è un sistema ideale. Ho provato in tanti diversi concetti a Firenze, intorno al viale, in mezzo al traffico, nella zona pedonale dove puoi passare anche con i bici senza stress. È un bici proprio agile. Carro posteriore è abbastanza corto, specialmente in referenza alla sedia, ma questo dà un'agilità e si sente proprio sotto controllo. Poi anche mi piace molto la larghezza del manubrio. Quando sei in zona costretti in un ambiente urbano, dalla possibilità di passare in posti molto stretti senza stress. Autonomia della batteria, onestamente ho pedalato oltre 3-4 volte in città, sono trovato bene con una carica, con un totale di 40 km. Hai la possibilità anche di portare anche a 60 km, secondo me. Ovviamente dipende quanto forza metti te con le gambe e il tipo di dislivello che devi fare. Con il parafanghi e portapacchi è molto comodo per montare i diversi borsi. La parafanghi tiene il pilota asciutto anche quando c'è l'umidità o bagnata. Puoi oltrepassare pavé anche superfici dove sono sassi grossi come Firenze, che c'è un casino di diversi superfici. E questa è una, con questo stile di telaio, è molto scorrevole, molto liscia quando stai pedalando. Un prodotto di alta qualità, quasi lusso. Siamo lì nell'alta gamma di prodotti che sono disponibili sul mercato. Non c'è altre aziende che producono bici come questo. Se tu sei un specialista o ti piace veramente molto apprezzare questo stile di prodotto, e può essere un prodotto molto interessante per voi. Ma come il top di gamma, questo è un ottimo prodotto. Poi io sono sicuro che questo è un prodotto che dura una vita proprio lungo. Poi anche la bici è abbastanza compatta che puoi portare e entrare in posti con voi. È una bici da considerare in ambiente urbano, per un utilizzo giornaliero. Io penso che sì, per me è un ottimo mezzo, un prodotto che mi piace molto. Anche dare un'occhiata sul futuro, dove abbiamo la possibilità di stampare e produrre prodotti più vicino a casa, una quantità di prodotti disponibile più immediata o su richiesta. Ok, grazie mille per guardare il video, non dimenticate di seguire il canale e fare un bel like. Grazie e ciao!